CS3600 Acquisizione di un modello 3D per impianti Benvenuto in CS3600 Acquisizione di un modello 3D per impianti. Questa lezione registrata è pensata per i componenti dell'equipe clinica e fornisce istruzioni su come acquisire un modello 3D. È possibile utilizzare il CS3600 per eseguire la scansione di un'arcata completa o parziale contenente un abatement o un impianto per la creazione di un modello 3D. Quando si acquisisce un'arcata completa o parziale con un abatment esistente, si utilizzerà il flusso di lavoro di ricostruzione standard. Quando si acquisisce un'arcata completa o parziale contenente un impianto, si utilizzerà il flusso di lavoro dell'impianto. Il software replica la scansione senza scambodi, consentendo di escludere l'area dell'impianto, eseguire nuovamente la scansione di mascella mandibola con scambodi in sede e creare due modelli 3D, uno contenente lo scambodi e uno senza. Questi modelli vengono quindi inviati al laboratorio per la creazione di un abatement personalizzato. Questa lezione descrive i passaggi necessari all'acquisizione di immagini di mascella, mandibola e registrazione occlusale buccale. Inoltre, saranno descritti i passaggi per rimuovere l'area dell'impianto e acquisire il corpo di scansione situato sull'impianto. Preparare CS3600 per l'uso: Iniziare con la preparazione di CS3600 per l'uso. Verificare che la lente alla base di CS3600 sia pulita, quindi far scorrere delicatamente la punta su CS3600. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore, quindi collegare il connettore USB al computer. Tenere premuto il pulsante d'accensione di CS3600 per un secondo. Viene visualizzata una luce d'accensione blu. Un indicatore di connessione blu sull'estremità dello scanner indica che quest'ultimo sta comunicando con il computer. Lasciare che CS3600 si riscaldi per circa 3 minuti per attivare la funzione anti-appannamento sulla punta. Effettuare la scansione della mandibola. Accedere all'interfaccia Acquisizione CS3600 facendo clic sull'icona CS3600 nel software CS Imaging. È possibile scegliere tra quattro opzioni Ortodonzia, Ricostruzione, Impianto e Importazione. Selezionare l'opzione Impianto e fare clic su OK. Nel software di acquisizione eseguiremo la scansione di mascella, mandibola e registrazione occlusale buccale. Asciugare i denti accuratamente prima di un'acquisizione. Iniziare con la scansione della mascella o della mandibola. Innanzitutto effettueremo la scansione della mandibola. Fare clic sull'icona mandibola. Iniziare posizionando lo scanner a un angolo di 90 ⁇ rispetto alla superficie occlusale dei denti. Le immagini vengono acquisite automaticamente e trasferite sulla schermata di visualizzazione del modello 3D. Posizionare lo scanner in modo che vi sia sovrapposizione tra l'ultima immagine e quella nuova. Il software unisce automaticamente le immagini in un unico modello più grande in 3D. Continuare ad acquisire le immagini dei denti circostanti per completare il modello 3D. Provare a includere diversi millimetri di tessuto molle intorno alle superfici buccali e linguali. Durante l'acquisizione, è possibile che alcune zone del modello 3D siano evidenziate in giallo. Ripetere la scansione di tali zone fino a quando il colore giallo non scompare, in caso contrario si otterrà un modello incompleto. Nelle zone interprossimali è ammissibile una leggera zona di colore giallo che non comporterà un modello 3D finale incompleto. Se nell'immagine scansionata vengono visualizzati dei fori vicino all'area della ricostruzione, riacquisire l'area fino a riempire i fori. I fori sono evidenziati in verde. Non è importante eseguire la scansione di dati mancanti più distanti dall'area della ricostruzione. Questa funzione non è disponibile in modalità ad alta risoluzione. Una linea verde con una freccia rossa indica una connessione debole tra le superfici buccale, linguale e occlusale, che potrebbe comportare un errore di stitching sull'immagine, in particolare per gli incisivi. Per acquisire le informazioni mancanti, seguire il percorso delle frecce con lo scanner, continuare la scansione dell'area fino a quando la freccia non scompare. effettuare la scansione della mascella. Terminata la scansione della mandibola, si passa alla scansione della mascella. Per iniziare, selezionare l'icona mascella. Quindi procedere alla scansione della mascella allo stesso modo della mandibola. Riasciugare i denti se appropriato durante tutto il processo di acquisizione. Quando si è soddisfatti del modello 3D, Continuare con l'acquisizione della registrazione occlusale buccale. Acquisizione della registrazione occlusale buccale. Se si acquisiscono immagini di denti della mandibola o della mascella, è necessario anche acquisire la registrazione occlusale buccale. Prima di procedere con l'immagine occlusale buccale, accertarsi che non ci siano fori o dati mancanti sulle superfici buccali dell'arcata superiore o inferiore. Selezionare l'icona occlusale buccale. Chiedere al paziente di mordere e posizionare lo scanner a un angolo di 90 ⁇ rispetto alla superficie buccale dei denti. Posizionare lo scanner nell'area di preparazione e allineare il piano occlusale al centro della finestra di anteprima. Spostare leggermente il sistema CS3600 verso l'alto e verso il basso per procedere all'acquisizione occlusale buccale. Ogni immagine occlusale buccale corretta è indicata nella parte inferiore dello schermo da un punto. Un'immagine occlusale eseguita correttamente include sia l'arcata superiore che quella inferiore. Per aumentare la precisione dell'occlusale è possibile acquisire più immagini occlusali buccali. È necessario acquisire almeno tre immagini occlusali buccali per un'arcata parziale e almeno quattro immagini per un'arcata completa. Dopo aver registrato l'immagine occlusale, ruotare e ingrandire la vista per accertarsi che l'immagine sia accurata. Selezionare un punto per visualizzare l'immagine occlusale di tale acquisizione. Selezionare un punto ed eliminarlo qualora il morso non corrisponda, quindi proseguire con la procedura di scansione per acquisire nuovamente l'immagine occlusale buccale. Al termine dell'acquisizione della registrazione occlusale buccale, procedere con la rimozione, fare clic su Avanti. Se è stata selezionata l'opzione Abilita controllo correzione nella finestra delle preferenze, il software correggerà l'immagine prima che venga ritagliata. Utilizzo dello strumento Ritaglio libero per escludere l'area dell'impianto. Lo strumento Ritaglio libero consente di rimuovere la sezione dell'immagine contenente l'impianto in modo da poterla sostituire con l'immagine dello scambodi. Il software utilizza l'impianto rimosso per elaborare lo scambodi. Fare clic sull'icona Ritaglio libero, quindi fare clic al centro dell'area dell'impianto e trascinare il mouse fino a formare un cerchio sufficientemente grande da circondare profilo di emergenza e scambodi. Assicurarsi che il cerchio sia abbastanza grande da includere il diametro del corpo di scansione, altrimenti si perderà parte delle informazioni del corpo di scansione dopo la ridefinizione dell'immagine. Se si rimuove una sezione troppo estesa di immagine, fare clic sul pulsante freccia all'indietro per ripristinare l'immagine e ripetere la fase. Al termine della procedura di ritaglio dell'area dell'impianto, procedere con l'acquisizione del corpo di scansione. Acquisizione del corpo di scansione sulla mandibola o sulla mascella. Dopo aver installato lo scambodi, effettuare la scansione della mandibola o della mascella per incorporarlo all'immagine 3D. Acquisire lo scambodi esattamente allo stesso modo della mascella e della mandibola. Installare lo scambodi. Eseguire nuovamente la scansione della mascella-mandibola concentrandosi sull'area contenente lo scambodi. Una volta acquisito lo scan body, fare clic su Avanti per procedere alla fase controllo. Controllo ed esportazione dell'immagine. La fase controllo combina l'immagine dell'impianto e quella dello scan body e consente di elaborare ulteriormente l'immagine 3D per ottenere la massima precisione. Il software elabora l'immagine e il modello finale 3D viene visualizzato in seguito. Esaminare il modello per accertarsi che abbia la corretta occlusione e che non vi siano dati mancanti. Se sono necessarie delle modifiche è possibile tornare indietro e rieseguire la scansione dei dati. Fare clic sull'icona Dividi per visualizzare una schermata divisa che consente di manipolare entrambe le immagini contemporaneamente. Le immagini nella visualizzazione a Schermata divisa non possono essere modificate. Al termine, fare nuovamente clic sull'icona Dividi per abbandonare la schermata divisa. Quindi fare clic sull'icona del diagramma dell'arcata e sull'icona adulto o bambino per visualizzare l'arcata appropriata. Selezionare i denti dell'arcata acquisiti per il modello 3D, compresi quelli su mascella e mandibola. Fare clic su chiudi. Viene visualizzata la finestra controllo preparazione. La fase di controllo della preparazione consente di verificare che il modello 3D sia soddisfacente prima che i file del modello 3D vengano inviati al laboratorio. Quando si esegue il controllo della preparazione è necessario esaminare il modello per ciascuno degli elementi seguenti. È stato acquisito l'intero corpo di scansione? L'occlusione è corretta? Il tessuto gengivale è stato acquisito in modo corretto? I denti adiacenti sono stati acquisiti? Se si è soddisfatti del controllo della preparazione, fare clic sull'opzione di fianco a ciascuna sezione, fare clic su OK per esportare il modello 3D nel software CS Imaging. Il corso sul sistema CS3600 si conclude con lezione e acquisizione di un modello 3D per impianti. Ora sarete in grado di acquisire un modello 3D di un'arcata parziale di un impianto utilizzando il sistema CS3600, escludere l'area dell'impianto e acquisire lo scan body situato sull'impianto, nonché correggere ed esportare l'immagine. Qualora ci fossero commenti o domande riguardanti questo contenuto, vi invitiamo a contattarci facendo riferimento al codice di contenuto posto nell'angolo inferiore destro della presente slide.